Sono i 9 pianeti, in più anche la fascia degli asteroidi che si trova nel mezzo tra Marte e Giove. Allora, questi pianeti hanno una rotazione anti-oraria, le orbite sono circolari e quasi tutte allo stesso livello, tranne che per Plutone e Mercurio. I pianeti sono formati da un sistema solare interno, due sistemi distinti. Abbiamo i pianeti tellurici o rocciosi e i giganti gassosi e ghiacciati, perché anche i pianeti giganti si dividono in gassosi e ghiacciati, che poi andremo a vedere. Il sistema solare si estende per ben 6 miliardi di chilometri. Avete capito bene? Si ha un'estensione molto grande. E quindi possiamo immaginare la grandezza che ha questi che ha questo sistema solare. Ma andiamo per ordine, andiamo a vedere il Sole, che è il centro del nostro sistema solare. Il Sole, ragazzi, il Sole è una stella che è quella più vicina a noi, che la vediamo proprio ben grande. Però sarebbe una stella che praticamente è composta da idrogeno ed elio e è una superficie che praticamente ha molti gradi Fahrenheit, che a volte si possono formare queste macchie solari che sono responsabili di espulsione di massa coronale, che generano poi le classiche aurore boreali sul nostro pianeta. Ma andremo a vedere nel dettaglio più tardi il nostro pianeta. Intanto cominciamo dal primo, che è Mercurio, ragazzi. Mercurio, come potete vedere dall'aspetto, è il primo pianeta, proprio il più vicino al Sole, e ha questa caratteristica rocciosa. Sono presenti molti crateri, il che fa rappresentare
che questo pianeta sia inattivo da miliardi di anni. Inoltre, questo pianeta è composto da un nucleo roccioso e assenza di atmosfera, perché il Sole praticamente l'ha prosciugata tutta quanta. Ok, e sempre rappresentato appunto da questo mantello roccioso inattivo appunto da miliardi di anni. Vedete l'aspetto molto proprio scuro, roccioso, perché appunto essendo tanto vicino al Sole è così. Allora andiamo a vedere il prossimo pianeta, che è Venere. Venere, allora, è considerato il gemello della Terra sia per dimensioni che per massa. Allora, la sua atmosfera è formata da anidride carbonica ed è avvolto da uno spesso strato di nubi, che appunto è quello che fa sì che è molto riflettente, molto luminoso, si vede subito al tramonto, si vede appunto anche ad occhio nudo, perché queste nubi danno appunto la possibilità di riflettere questo pianeta molto significativamente. Ed è rappresentato dal nome della dea della bellezza. Ok, adesso andiamo a vedere la nostra amica Terra. Ragazzi, la Terra è l'unico pianeta in grado di ospitare la vita, perché si trova a una distanza dal Sole che con le temperature la permette. Ok, allora ha un'atmosfera, la Terra, composta da ossigeno e azoto, e come satellite, unico satellite alla Luna, che sappiamo che la Luna è responsabile per regolarne appunto le maree. La Luna regola anche il nostro umore, le maree, tutto quanto. Ritornando a Venere, Venere è l'unico pianeta che non ha satelliti, mentre tutti gli altri che andremo a vedere adesso possiedono satelliti. Ok? Allora, andiamo a vedere il nostro amico Marte, che è anche denominato pianeta rosso. Perché è denominato pianeta rosso Marte? Perché ha una superficie che è composta da ossido di ferro, praticamente quasi tutto il pianeta, compresa anche l'atmosfera polverosa che ha, è composta da ossido di ferro. Allora, l'atmosfera, oltre ad avere l'ossido di ferro, è molto rarefatta ed è un pianeta molto simile alla Terra. Presenta ha due satelliti che ruotano intorno e anche le missioni che sono state fatte, sono state mandati su Marte molti robottini, sono state fatte molte missioni in questi anni dagli studiosi. E cosa hanno trovato sopra a Marte? Un territorio desertico e arido, ma anche la presenza costante di tempeste di sabbia molto molto violente. Eh sì, ragazzi, bisogna stare attenti. Tempeste di sabbia molto violente. Ma ora, ragazzi, andiamo a vedere la fascia degli asteroidi che si trova tra Marte e Giove. E ora andremo a capire perché questa fascia degli asteroidi si trova qua, al posto
il motivo veramente che è formata dalla nebulosa solare primordiale, intanto. E poi cosa possiamo dire? Che in questo luogo abbiamo troppe perturbazioni gravitazionali. Cosa vuol dire? Che sono esercitate da Giove, perché è il pianeta più grande del sistema solare. E quindi sono causate appunto dalla troppa energia orbitale, che quindi impediva a questi asteroidi di accrescere e diventare dei pianeti. Quindi questa energia gravitazionale ha appunto impedito di formare un unico pianeta, ma ha formato questa fascia di asteroidi. Ora troviamo il nostro Giove. Allora, Giove è considerato il pianeta più grande in assoluto del sistema solare. Allora, Giove è composto, innanzitutto è il sistema, è detto pianeta gassoso. Pianeta gassoso, gigante gassoso, è composto da idrogeno, elio, ammoniaca e metano. Dicono che abbia un nucleo solido roccioso con carbonio, silicio e ferro. Ok, allora l'atmosfera che vediamo in Giove, vediamo che è caratterizzata da numerose bande che sono rappresentate da perturbazioni, da formazioni cicloniche e anticicloniche. Possiamo vedere, ecco che adesso ci riappare tra le formazioni cicloniche la classica, ormai, come sappiamo tutti, la macchia rossa, eccola qua, quella che vedete qua, la classica macchia rossa di Giove, che è una, come si dice, è una perturbazione ciclonica che si è formata e continua vorticosamente a girare. Vedete, è la caratteristica principale di questo pianeta che vediamo. Allora, sì, Marte avevamo detto che aveva due satelliti, mentre Giove, essendo più grande, di satelliti ne ha ben 79. Eh sì, ragazzi, 79 satelliti sono tanti, ragazzi, sono tantissimi. Ma ora andiamo a vedere altro gigante gassoso, che è Saturno, che è il pianeta più bello in assoluto, che io adoro perché è formato da questi classici anelli. Io questo pianeta lo adoro, cioè adoro la forma di questo pianeta perché è veramente bella, con questi anelli caratteristici è veramente carina. La superficie, vedete com'è liscia, ma è data che liscia perché scorrono venti impetuosi nell'atmosfera che scorrono a 1800 km orari. Pensate che turbolenza deve esserci lì. Allora, è sempre formata da idrogeno e elio. Poi il nucleo è formato da silicati, ghiacci, idrogeno metallico, silicati, ghiacci con questo scudo esterno di idrogeno metallico e ha appunto questi anelli molto molto caratteristico. Come satelliti ne possiede almeno 82
Esatto, avete capito bene, 82 satelliti. Ma ora andiamo a vedere il nostro amico Urano, ragazzi. Urano è classificato se mentre Giove e Saturno erano considerati i giganti gassosi, questi sono considerati i giganti ghiacciati perché si trovano quasi all'esterno del sistema solare. E quindi le temperature sono ben sotto, cioè fa molto freddo lì, fa freddo perché la luce solare arriva molto poco, essendo tanto distante. Allora, l'atmosfera di Urano è formata da idrogeno elio, contiene c'è cioè una proporzione elevata di ghiacci, acqua ammoniaca, metano e idrocarburi. L'atmosfera è più fredda, è un'atmosfera molto fredda e densa, è una struttura, presenta una struttura densa di nubi, ben stratificata. Infatti dicono che al di sotto ci sia l'acqua e al di sopra i gas, l'idrogeno, quelli i gas più leggeri, insomma. Anche questo presenta dei piccoli anelli planetari e in più ha una magnetosfera. E questo poi ha quanti satelliti ha? Ne ha ben 27. Beh, quindi possiamo vedere che questi giganti hanno anche tanti satelliti che gli ruotano attorno. Nettuno è sempre classificato come i giganti ghiacciati ed è molto simile ad Urano. È molto simile come composizione e come atmosfera. Infatti ha sempre l'idrogeno, l'elio, poi c'ha l'ammoniaca e il metano, ma soprattutto forse anche un po' di azoto. Qua diciamo che questo pianeta, che è molto azzurro, è il pianeta in cui i venti scorrono super super forti, addirittura più di Saturno, perché se su Saturno scorrevano a 1800 km orari, qui scorrono a bensì 2100 km orari. C'è una pazzia, ragazzi, scorre veramente così intensamente veloce che è una cosa pazzesca, cioè, non saprei neanche proprio definire, perché se già i 100 km all'ora qua da noi sono violentissimi, potete immaginare i 2100 km cosa possono essere. Allora, anche qua Nettuno, anche se non si vede, ha un debole sistema di anelli. E Nettuno possiede 14 satelliti naturali. Quindi, ragazzi, abbiamo detto che Giove e Saturno sono i pianeti gassosi, mentre Urano e Nettuno sono i pianeti ghiacciati. Allora, l'ultimo pianeta del sistema solare che andremo a vedere è Plutone, ragazzi. Plutone è detto anche pianeta nano perché è piccolino ed è vicino alla fascia di Cupiere, cioè proprio all'estremità del nostro sistema solare. Allora, è fatto di materiale roccioso
con un nucleo denso e ricoperto di ghiaccio. Ha questo strato di gas di azoto, metano e monossido di carbonio. Studi sono stati fatti che dicono che sotto questo spesso strato di ghiaccio dicono che Plutone sia in grado di ospitare un oceano della profondità tra i 100 e i 150 metri, cioè una roba pazzesca. E quindi in grado di ospitare appunto l'acqua, cioè pensiamo che sotto questo spesso strato di roccia e ghiaccio ci sia appunto questo oceano di acqua. Allora, che appunto contiene anche questo scudo potassio radioattivo. Plutone ha ben 5 satelliti. Bene, ragazzi, io spero che questa praticamente lezione di astronomia vi sia piaciuta. Se, ripeto, se vi piacciono queste astronomie, queste roleplay di cultura, scrivetemelo pure nei commenti, così vedrò di soddisfare le vostre esigenze. Io vi ringrazio di essere stati qua. Spero che questo video vi sia piaciuto e io vi auguro una buona giornata.